La Galleria Mentana di Via della Mosca a Firenze propone dal 25 febbraio al 14 marzo 2023 una mostra dal titolo Proposte Contemporanee, una rassegna che la direttrice artistica Laura Adrerani ripropone annualmente per presentare accanto agli artisti storicizzati dalla galleria altre new entry e anche in questo frangente ci saranno tre nuovi artisti. Buonasera a tutti, sì, praticamente è una mostra che si ripete ogni anno, come ha detto il dottor Borghini, e che ogni anno acquisiamo degli artisti nuovi. Che in qualche modo abbiano le caratteristiche che noi ci aspettiamo, quindi contemporanei come artisti. In questa occasione abbiamo tre artisti nuovi, che, nuovi nel senso che non lavorano con noi da molto tempo. Uno che è presente, che magari vorrei che, che raggiungesse la, la nostra postazione e eh, qui bello, le, sì. le diamo il benvenuto e perché viene sì, anche da abbastanza lontano da, viene dall'Emilia dall ma insomma sarà lui poi a sì. dirlo nell'intervista nell'intervista comunque è un artista che ho acquisito da non molto tempo e che spero di collaborare con lui a lungo sì, sì. un'altra artista viene dalla, dalla bellissima Sicilia non è potuta essere presente ma ci sono sei quadri ed è, ed è questa artista in fondo Vincenza De Feo. De Feo, che vive in un paese molto bello della Sicilia. Questo è un artista un po' particolare, soprattutto per quello che è la materia con la quale lavora. Per cui ci ha interessato molto il suo discorso che riguarda la materia. Ha portato in questo grigio pomeriggio fiorentino una nota un... di mediterraneità, di colore: di colore abbastanza prerogativa forte della, della sua terra. terra. Della sua Ma questo terra. lo dirà Giada, poi molto sì, meglio. Giada, certamente. E poi abbiamo un artista di Viareggio, Mario Barsotti che anche lui direi come mondo è veramente contemporaneo, particolare, speciale, geometrico, è stata un artista che abbiamo selezionato con molta cura e che mi interessa. Spero non c'è questa sera, ma spero venga durante la mostra. Allora, tu sei rientrata da pochi giorni da Londra, dove hai sì. portato tutti i tuoi artisti e stai già programmando delle mostre importanti al di fuori della tua sede storica che è questa dove ovviamente però ci rincontreremo per un'altra delle tue proposte però prima vorremmo che tu informassi i telespettatori di questi tuoi prossimi impegni il prossimo impegno è Antibes cioè questa mostra che è fiera, fiera mostra perché è 20 giorni addirittura che è in aprile eh, alcuni artisti hanno già aderito a questa bellissima possibilità eh, partiamo in aprile siamo 20 giorni ad Antibes poi abbiamo Londra di nuovo che sarà a settembre poi avremo una mostra a Roma, come ho un attimo anticipato, e molto probabilmente in Francia, a Parigi. Buonasera, benvenuti alla mostra proposte contemporanee. Come detto poco fa, questa mostra riunisce... Artisti emergenti e mid-career che hanno la particolarità di raccontare con la loro arte e di inventare con il loro linguaggio artistico storie, storie di Toscana, storie di paesi lontani, ma anche emozioni profonde ed intime. È una mostra, una rassegna. Che eh, racchiude artisti nazionali ed internazionali selezionati dalla direttrice artistica Giovanna Laura Adriani, eh, selezionati durante il tempo proprio perché eh, da lei scoperti e eh, apprezzati per il particolare, particolare talento. Alcuni di questi artisti, come eh, appunto detto poco fa hanno già esposto in questa eh, storica galleria, altri invece eh, sono alla loro prima eh, esposizione presso Galleria Mentana. Come detto poco fa, ci sono artisti emergenti ed anche artisti mid career, ad esempio Salvatore Magazzini, artista che eh, molto noto eh, in Toscana, un artista di Pistoia che da più di 40 anni eh, ci ha eh, appassionato e ci coinvolge attraverso la sua pittura dinamica, il suo colore e la sua pennellata estremamente corposa. È un artista conosciuto in Italia ma anche all'estero, è presente in molte collezioni private e eh, pubbliche, sia in Svizzera, Germania, Francia, addirittura eh, negli Stati Uniti e la sua pittura è un'arte figurativa che ci permette con un solo sguardo di viaggiare, eh, ci permette di viaggiare nella nostra Toscana, ma anche in Umbria, sino ad arrivare eh, alla lontana Africa, che è poi uno dei soggetti principali da lui eh, raffigurati nell'ultimo eh, nell periodo. Proprio all'interno di questa collettiva abbiamo un suo olio su tela che raffigura eh, l'Africa e in particolare... Una, un mercato, il mercato di Marrakesh, il vivace mercato di Marrakesh. Altro artista mid-career presente in questa mostra con un'opera è Alejandro Fernandez, artista che vive e lavora a Milano, un artista molto importante che è qui presente con un, con un olio e la cui arte. È sicuramente ehm, identificabile e si può sicuramente inserire eh, nel filone dell'arte informale. Arte informale che non significa non forma, ma tendenza a rendere informe, come la sua pennellata, il suo colore eh, estremamente dinamico e la sua pennellata appunto vorticosa ci fa eh, subito eh, capire. Altri artisti presenti in questa mostra che hanno già esposto e che collaborano da molti anni con Galleria Mentana. Sono Camilla Vavik-Pedersen, artista norvegese, artista che in questa mostra fa un chiaro eh, omaggio alla Toscana e in particolare Firenze, perché espone due opere, il cui soggetto è eh, similare, anche se non uguale, dal titolo The Lady from Academia. Questo perché l'artista, appunto, che si reca sovente a Firenze, ha realizzato un. Due tecniche miste, ispirandosi alle sculture rinascimentali presenti nell'Accademia di Belle Arti di, di Firenze. E abbiamo già imparato a conoscere il suo linguaggio: un linguaggio estremamente surreale ed onirico. Questo perché l'artista. Uh, sulle orme dei surrealisti individua nell'arte il mezzo più efficace per dare forma ai sogni e uh, nel, nell'artista il veggente capace di decifrarli. Proprio anche in questo caso quindi raffigura una scultura realmente esistente inserendola però in un contesto uh, non identificabile, in, un, in uno sfondo che non è mimesis della realtà. Altra artista presente è Audrey Trani. Artista canadese. Che realizza opere in questo caso con, è presente con due oli su tavola. Artista che, eh, come Camilla Vavik Pedersen, ama l'Italia, ama la Toscana, in particolare Firenze, e di fatti eh, è appassionata e studia eh, i grandi maestri del Rinascimento. Studio che si nota sicuramente nella sua grande abilità pittorica, nella grandissima resa eh, abilità della resa dei particolari dei suoi soggetti, ed anche eh, nell'uso che la fa della prospettiva. È presente con due, come detto poco fa, due oli su, su tavola che raffigurano Pinocchio e la regina delle fiabe, eh, quindi due personaggi di tradizione fiabesca che Odri ci ripropone però in chiave, in chiave contemporanea. Abbiamo poi Bianca Vivarelli, altra artista eh, che da anni collabora con Galleria Mentana, artista di Firenze, che invece ci eh, propone Due acrilici su tela che raffigurano la sua Toscana. E dico sua Toscana non, non a caso proprio perché. Eh, Bianca Vivarelli ci propone una Toscana vista non solo con gli occhi, ma anche col suo animo. Quindi con l'amore che la prova mh, per, per la sua terra natia. Ed è un'arte dove si afferma con grande importanza l'uso del colore e anche la calibrazione eh, della luce. Utilizza quella che era eh, la tecnica più in voga nell'Ottocento, maggiormente utilizzata da macchiaioli impressionisti. Atta a cogliere ogni sfumatura presente nel paesaggio e proprio per questo realizzata in plein air. Come detto poco fa dalla, da Giovanna Laura Adriani, eh, tre artisti sono invece eh, nuovi, sono alla loro prima esposizione. Eh, Vincenza De Feo, artista siciliana, che è qui presente in questa mostra collettiva con tre opere estremamente materiche. Sono tre opere che raffigurano delle nature morte, quindi per definizione degli oggetti inanimati, e invece anche delle, ehm, dei fiori, quindi delle composizioni floreali. Sono opere che partono da un elemento eh, di vita quotidiana, che ci offrono uno spaccato di vita reale, ma che in realtà poi aprono il mondo su tematiche molto più eh, importanti e profondi. In questo caso, una delle tre opere è Una Primavera da questi colori pastello molto accesi, da questi forti contrasti, una primavera che evidentemente racconta nel suo sbocciare l'arrivo della, della nuova e della bella stagione ma al contempo anche l'avvento di una nuova vita. Altro artista emergente che ha la sua prima esposizione in Galleria Mentana è l'artista Mario Barzotti, artista autodidatta che vive a Viareggio ed è qui presente con due tecniche miste che possono essere ricondotte ad un'arte informale, arte informale dai colori estremamente tenui e da una pennellata. Tipica dell'espressionismo astratto, da cui emergono quelli che sembrano essere delle figure umanoidi. Siamo qui con il maestro Giancarlo Cerri, eh, che espone con due tecniche miste in questa collettiva eh, in Galleria Mentana. E, eh, Giancarlo Cerri è un artista che ha già esposto presso questa galleria, è un artista autodidatta che viene da Frignano del Pavullo, eh, in provincia di, di Modena, e la cui arte è un'arte molto particolare, un'arte intima, direi, che eh, raffigura idee e pensieri dell'artista. Un'arte che potremmo ricondurre in qualche modo al simbolismo francese ed anche, eh, se vogliamo, ad una tecnica eh, identificabile come i cosiddetti geroglifici eh, di Miró. L'artista di fatti parte da eh, questi simboli che raffigurano una sua idea, in questo caso dei legami, giusto, dei legami eh, dell'infanzia che egli ha avuto nella vita ed aprono però la porta verso tematiche anche più profonde, più importanti, come se fossero proprio un vocabolario, un linguaggio proprio dell'artista. Ecco, vorrei che ci raccontassi un po' eh, cosa rappresentano per te queste opere e cosa rappresentano per te anche i simboli che sono così presenti nel tuo linguaggio artistico. Eh. Buonasera a tutti, eh, ringrazio intanto Laura che mi ha dato la possibilità anche stavolta di essere presente in questa collettiva. E le opere, diciamo che quando io metto i fili parlo di, di relazione, di relazione... Interpersonale e soprattutto nel quadro in alto, no? la, la melodia dei ricordi, in cui noi vediamo la, la radice, torniamo alle radici e anche al germoglio, quindi fruttifica e vediamo come anche i nostri antenati hanno costruito e noi siamo chiamati a portare avanti anzi con maggiore armonia rispetto a quello che loro ci hanno, ci hanno dato, ci hanno appunto eh, dato come eredità no, nel nostro vivere e allora eh, cerchiamo di, 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 di questo, questo fiume dei ricordi, questo fiume dell'anima che scorre nel nostro passato per fare un futuro. Di, un futuro ancora, diciamo così, più armonico, più vivibile, più alla, alla nostra portata. In, questo, in questa opera c'è proprio questo, queste relazioni: questo, questi, diciamo, quasi puzzle del nostro cuore, della nostra anima, del nostro sentire. E, e allora, certamente. Eh, bisogna cercare anche nella vita una certa armonia, così come ho cercato di fare nell'opera, perché appunto tutto deve essere equilibrato, stare in piedi e questi, eh, questi filamenti vanno a cercare il violino, la musica, la musicalità della nostra anima, del nostro cuore, dei nostri rapporti interpersonali, familiari, di amicizia. Ecco, quindi ci sono anche alcune isole, a volte amiamo guardarci dentro e, e, per, per riuscire anche a cogliere quello che c'è nel nostro profondo, per magari anche riuscire a farlo sbocciare in qualcosa di nuovo sempre. Ecco, queste sono due, due olli eh, con dei collage su tela. Eh, sono molto materici, cioè, cioè, eh, proprio perché eh, so, sono pregnanti della nostra esistenza. Ecco. Per concludere la nostra uh, carrellata di opere esposte in questa meravigliosa collettiva di, uh, in Galleria Mentana, abbiamo qui due uh, tecniche miste del maestro Valerio Tanini, mh, pittore di Firenze che da molti anni espone uh, in, questa, in questa galleria e, uh, come sappiamo, lui ci ha abituato al suo linguaggio e anche al suo percorso. Un percorso che è iniziato con un'arte più espressionista per approdare poi ad un'altra. Un'arte invece più eh, materica, un'arte che si ispira evidentemente, come si può qui notare, all'arte povera, ai papier collé eh, di Picasso e anche all'arte di Rauschenberg. Inoltre, direi che un'altra particolarità del maestro e di questi paesaggi che lui ci propone, soprattutto in questa, in questa collettiva, è l'assenza della figura umana. Quasi mai le figure umane appaiono nelle sue opere, anche se ne percepiamo la presenza, ne percepiamo la presenza nel passaggio. Eh, e questo perché Tanini rende queste opere quasi metafisiche, quasi de Chirichiane. Abbiamo qui eh, un meraviglioso. Olio del maestro Luigi De Giovanni, artista eh, di, che proviene da Lecce, che da molti anni è presente in questa galleria e collabora con Giovanna Laura Adriani e come possiamo vedere abbiamo una bellissima composizione di girasoli, composizione di floreale che diviene poi uno dei tratti distintivi del linguaggio artistico eh, del pittore. Che sulle tracce degli impressionisti, dei grandi maestri impressionisti e del post-impressionisti, partendo da Renoir, passando per Van Gogh a Monet, decide di realizzare questa composizione floreale, eh, che è poi anche simbolo per eccellenza dell'effimero, e lo realizza in maniera, come si può notare dalla pennellata, estremamente istintiva, con un'estrema gestualità, come se il pittore volesse trasportare immediatamente su tela le sue sensazioni del momento.